In breve è una pianta officinale del, usata nel 1800 per curare. È un nome a cui mi sono affezionato molti anni fa quando facevo mostra di quadri. E una prima mostra che chiamai Dulcamara, da lì mi venne questo nome, mi sono un po' attaccato addosso. Quasi un po' mi dispiace, che negli anni poi uno rivede e rettifica, però diciamo Dulcamara è un po' una sintesi di dolce e amaro, di veramente buio e luce, quindi banalmente è un po' questa cosa. E ora è diventato negli anni, dal 2002-2003, un gruppo con un'idea di suono, principalmente di suono, poetica italiana, amore per la lingua italiana, amore che viene proprio, molto mi viene dal rap, dall'hip hop, che originalmente facevo rap, quindi c'è questa influenza, questa radice, più però un suono che assolutamente non appartiene a qui. Perché lui ci conosciamo in verità da poco tempo, sembra almeno un lustro di vita, ma in realtà ci conosciamo da un anno e mezzo. E questo brano, paradossalmente, chiude un po' il cerchio, perché è il brano col quale in qualche modo ho capito come suonava. È il primo brano che abbiamo inciso in diretta anche in studio. Bello. È nato un brano nato a pianoforte, però poi si è sviluppata a chitarra, come sempre mi succede. Faccio il brano piano e viceversa, il brano a chitarra diventa un pianoforte, capita spesso. Questa sera proviamo a fare un ibrido, potrebbe tornare un po' con l'effetto bootleg del brano, a cui sono molto affezionato, che spesso nei dischi sparisce. Uscire fuori anche se credi sia follia, baciarti gli occhi fermi ad un crocevia, per respirare di nuovo il piacere di sapere che quando ridi la terra trema. Quando ridi la terra trema, quando ridi. Viaggiare per arrivare a te, come se fosse possibile, passando per stelle identiche, solitarie e distantissime. Viaggiare per arrivare a te, come stelle identiche. Viaggiare per arrivare a te, come il vento va da sé a sé. Cercare in ogni dove non sapendo come sia, sparire nella luce a fine galleria, per ritrovarti come ti ho lasciato un millennio prima, ma non per questo meno mia, tu non per questo meno mia. Viaggiare soli per arrivare dritto a te, e da lontano sentirti vertigine, e poi parlarsi come due sconosciuti che si telefonano da lontanissimo, e ridono e piangono. Viaggiare per arrivare a te, solitaria immensamente, passando per stelle identiche,
viaggiare per arrivare a te, come se fosse possibile, passando per stelle identiche, come il vento va da sé a sé. Silenzi non fanno altro che tornare a bussare dove sanno, eppure qui non c'è nessuno, non c'è nessuno. Ma non aver paura di me, tu perché quando ridi la terra trema, quando ridi la terra trema, quando ridi. Viaggiare per arrivare a te. Un brano che ho scritto del disco 9, se non voglio fare l'ancestrale, però è davvero quasi un sogno lucido. Ero in narcolessia. Sì. Sì, giravo per questo motel abbandonato dell'Arizona. E questo motel era veramente molto shining, 450 stanze vuote. A che mi sono chiesto perché io fossi solo lì dentro. E ho avuto delle visioni, sono stati 4 giorni, perché avevo 4 giorni per chiudere questo brano, che dovevo incidere veramente in uno studio. E non riuscivo a dormire, c'erano 45 gradi, giravo di notte, quindi ovviamente è stato un sogno lucido. Lucido. Avevo un microfono USB, che uno dice, perché USB? Terribile, invece un suono incredibile della stanza, ho fatto tutto il pezzo con un microfono USB, un momento interessante, maggio di un anno fa, nessuno non ho testimoni in questo momento, quindi faccio fatica a renderlo, no, poi posso dire che c'è un Dio testimone, io ci credo, c'è un Dio testimone, è testimone, credo anche in quella bruschetta, perché è stato io credo momento... in quell'altra, no, io credo in quella, io credo, io te lo lascio credere, io credo in una sola bruschetta.